Ovviamente non vi sentivo perché la delusione non mi fa sentire neanche quello che stavate dicendo in studio, una delusione cosciente. Ma l'avevamo detto, il primo tempo non aveva soddisfatto le attese, nel secondo tempo sicuramente un altro Napoli, però poi alla fine c'è stata questa beffa che è difficile da mandare giù. È un boccone amaro, difficile da mandare giù. Io credo che noi a settembre possiamo anche evitare di fare turnover e i giocatori che stanno più in forma devono giocare. Io oggi avrei iniziato ancora con Lorente, visto che è un giocatore che, diciamo così, in questo momento aveva il vento in poppa. Noi abbiamo regalato un tempo, secondo tempo siamo stati sfortunati perché comunque abbiamo preso due pali e abbiamo sbagliato almeno due o tre occasioni clamorose, e poi hanno anche mandato un arbitro che innervosiva i giocatori. Era adatto per il gioco ostruzionistico del Cagliari, guarda caso. Rispetto a questo non è che è un non è un alibi, però no, assolutamente non è un alibi, però questo è un arbitro scarto, si può dire che è un arbitro scarto, cioè un arbitro non adeguato alla Serie A. Poi probabilmente Koulibaly ha detto qualcosa, io aspetto quando questo Di Bello arbitra la Juventus e Bonucci o altri dicono qualche cosa. E lui li tirerà fuori. Quando vedrò questo, allora dirò che il campionato è regolare. Probabilmente Koulibaly ha detto qualcosa e lui ha cacciato gli attributi a Napoli rispetto a... Vediamo se lo farà pure all'Allianz quando andrà ad arbitrare la Juventus, quando i giocatori della Juventus lo mandano a quel paese.